il referendum avrebbe dovuto impegnare la pubblica opinione nel dire sì o no ad una proposta. Il referendum è così. E viceversa, la pubblica opinione è attraversata da un dibattito fatto da un solo uomo. L'unico che parla è il Presidente del Consiglio, dalla mattina alla sera. Più che decidere sul referendum, stiamo procedendo verso la forma di plebiscito. E il plebiscito è l'investitura del tiranno. Ed è patetico il viaggiare diffuso di questi rappresentanti del PD che vanno in giro per la provincia a promettere che ci saranno le trasformazioni e il benessere. E nessuno di loro è in condizione di dire che cosa hanno fatto nelle amministrazioni dove sono e rispetto al governo a cui fanno riferimento. Mi pare più patetico un atteggiamento del genere rispetto alla mancanza di attenzione alle difficoltà che ci sono. Il comportamento della pubblica opinione si è diviso, com'è di regola nel referendum, tra chi dice sì e chi dice no. Ora, chi dice sì, per convincere l'elettore dovrebbe spiegare la efficienza della proposta. È un po' irragionevole che chi propone qualcosa insulta chi dice no. Non ho visto un venditore che rispetta il cliente e lo mortifica perché non è capace di vestire bene, eppure vende vestiti. Non è che fa cose diverse. Abbiamo un Presidente del Consiglio che è impegnato dalla mattina alla sera. Innanzitutto ha stabilito un periodo lunghissimo. Il referendum normalmente si fa in 60 giorni, noi sono 180 giorni che facciamo campagna elettorale, un paio di settimane fa. Mi chiama il direttore di La Sette e mi chiede se volevo fare un dibattito a due. E io gli chiedo chi e lui mi dice Renzi, la Boschi o il ministro della Riforma. Insomma, la scelta era obbligata, non per funzione ma per testa, e dissi scelgo quella insomma, relativamente migliore. E ci vado, vi confesso, con grande convinzione di poterlo convincere ad evitare la binata legge elettorale riforma costituzionale. E siccome questo impegno è avvenuto alcuni giorni prima dell'incontro, avevo provato a riflettere che discorso fare. Per la prima volta in vita mia, poi l'abbandonai, avevo pensato di fare un discorso paterno di persuasione. Perché votando no non c'è il rischio, votando no si evita il pericolo e rimane l'ordinamento che c'è. Per grazia di Dio l'ordinamento democratico nel nostro paese è abbastanza robusto. Stiamo discutendo sulla condizione di chi governa. State attenti, noi non stiamo discutendo sui diritti delle persone, noi stiamo discutendo sulla condizione di chi governa. Beh, nell'ultima legislatura il governo è fatto dal Presidente del Consiglio, va a maggioranza, mette la fiducia e se qualcuno dissente non vota. Ora, un sistema così non merita, come dire, di essere approvato. Fermarsi non è un problema, è come un viandante. Nel momento in cui non sa dove andare, i cinesi insegnano che il massimo della velocità è rimanere fermi.